Buonasera a tutti e benvenuti in questo webinar realizzato da Osservatorio Balcani Caucaso insieme all'agenzia Radiocor del Sole 24 Ore. Io sono Fiorella Lavornia, sono responsabile dei contenuti del Sole 24 Ore nell'ambito del progetto Work for Future. Work for Future tratta di approfondimenti che riguardano la politica di coesione. E oggi in questo webinar parleremo di come la politica di coesione non finanzia soltanto dei progetti all'interno delle regioni dell'Unione Europea, ma coinvolge anche delle aree regionali che creano delle sinergie tra le regioni europee, tra le regioni dell'Unione e regioni che non fanno ancora parte dell'Unione Europea. In particolare oggi andremo a guardare l'area dell'Adriatico e insieme ai nostri ospiti parleremo di quali progetti vengono creati tra le regioni che si affacciano sulle sponde dell'Adriatico, in particolare su un tema di cruciale importanza per l'Unione che è la transizione ecologica. Saluto i nostri ospiti e vorrei cominciare con dare la parola a Giuseppe Di Paola, che si occupa della strategia Adriatico-Ionica per conto di EUSER, che è questa politica dell'Unione Europea, che appunto guarda alle regioni dell'Adriatico e anche quelle, cioè dalla nostra parte dell'Adriatico e anche ad esempio ai Balcani. Giuseppe, io comincerei col chiederti qual è il valore politico di questo tipo di, collaborazione, per quanto riguarda l'Unione Europea. Grazie, grazie Fiorella della presentazione. Brevemente, giusto per aggiungere due parole a quello che hai detto tu, io lavoro nella DG Regio, quindi mi occupo di politiche, è la DG della Commissione che si occupa di politiche regionali e in particolare nella mia unità ci occupiamo di varie cose. Uno sono le strategie macroregionali, la EUSER. La strategia Adriatico-Ionica è uno di questa, molto particolare perché si trova in un'area un po' al confine tra paesi membri e paesi in via di adesione. Ci occupiamo tra altre cose anche di programmi Interreg, naturalmente, ma programmi Interreg che hanno una visione esterna, cioè con paesi che sono al di fuori appunto dell'Unione Europea, non solo paesi in via di adesione, ma anche paesi del vicinato, quindi in particolare penso in particolare in questo periodo all'Ucraina, per esempio, anche ad esempio alla Bielorussia, alla Russia, con i quali invece abbiamo sospeso la cooperazione adesso. Quindi è un'unità nella DG Regio che in genere si occupa di regioni, di province, pensando all'Italia, insomma di zone molto più limitate, che guarda a tutta l'Europa e oltre. Quindi, insomma, per spiegare meglio cos'è che facciamo, partirei proprio dalla politica di coesione, che è una politica basata sulla solidarietà, fondamentalmente. Quello è il principio fondamentale, sulla solidarietà e sull'idea di voler ridurre le disparità, di sviluppo tra le regioni. Cosa che, insomma, porta all'obiettivo di creare una maggiore crescita, uno sviluppo della qualità della vita più uniforme in tutta l'Europa. Quando parliamo di una regione come quella Adriatico-Ionica, questo concetto rimane comunque importante proprio perché ci troviamo in una regione dove le differenze, e soprattutto dal punto di vista economico e sociale, tra alcune aree dell'area Adriatico-Ionica ed altre sono enormi. Pensate ad esempio alle differenze che ci possono essere tra una regione come il Veneto, che è molto sviluppata, industriale, a una zona provinciale, dell'Albania. Insomma, le differenze sono enormi, quindi c'è necessità di strumenti che possano in qualche modo aiutare la convergenza. Per quanto riguarda i Paesi membri è più facile perché la politica di coesione
è la politica dal punto di vista del budget dell'Unione Europea più importante, copre circa un terzo del budget totale del quello che chiamiamo in gergo l'MFF, Multiannual Financial Framework, e ha coperto per il periodo 2014-2020 circa, ha investito circa 352 miliardi di euro per i 7 anni, e investirà nel nuovo periodo di programmazione 392 miliardi di euro. E questo al di fuori del Recovery and Resilience Facility, quindi insomma l'investimento è ancora maggiore, con l'obiettivo di creare convergenza. Questo non avviene nei paesi in via di adesione, che sono all'interno di questa strategia adriatico-ionica, perché in quel caso abbiamo dei fondi di preadesione che sono importanti, soprattutto se paragonati al PIL, diciamo, di questi paesi, hanno un ruolo importante, ma sicuramente molto molto minore rispetto a quello che può offrire la politica di coesione. Quindi l'idea è cioè, quali sono gli strumenti per ulteriori, oltre alla politica di preadesione, alla politica di allargamento, quali sono gli altri strumenti che possiamo utilizzare e come poi si combinano con la politica di coesione. Uno degli strumenti è la strategia adriatico-ionica. Quindi le strategie macroregionali, ce ne sono 4 in Europa, le altre 2 sono in zone, diciamo, più stabili, almeno relativamente. Quella alpina è chiaramente più stabile perché insomma ne fanno parte regioni molto più sviluppate, più ricche, quella baltica più o meno nelle stesse condizioni, anche se lì adesso ci sono questioni geopolitiche anche importanti, quella danubiana, diciamo, ha una situazione più simile a quella adriatico-ionica, però quella adriatico-ionica si trova veramente al centro. Cioè il mare fondamentalmente divide i paesi membri dai non membri, anche se adesso non è più così, perché la Croazia fa parte ormai da anni dell'Unione Europea. Però insomma è veramente importante anche nel processo di allargamento, perché include 5 dei paesi dei Balcani occidentali che sono nel processo di allargamento. Perché è importante questa strategia adriatico-ionica? Perché si è pensato di attivare una strategia in quest'area? Una delle ragioni, l'ho detta prima, è quella della diversità di sviluppo economico, quindi cercare in qualche modo di favorire lo sviluppo anche nei paesi meno, diciamo, nel gergo della politica di coesione si parla di paesi con un livello di sviluppo minore rispetto a regioni e aree più ricche. Perché la difficoltà poi viene anche dal fatto che ci sono sistemi di finanziamento diverso, quello che dicevo prima, lo strumento di preadesione rispetto ai fondi di coesione, ma è importante avere una strategia macroregionale anche perché c'è una geografia condivisa, in particolare il mare, e c'è la necessità, ci sono degli interessi economici comuni e c'è la necessità di lavorare insieme, una necessità di migliorare le azioni di cooperazione. Della cooperazione territoriale, quindi quello di cui parlavi tu, dei programmi di finanziamento che ci sono in quest'area, poi parlerà più tardi Barbara, però quello che volevo sottolineare sull'importanza delle strategie macroregionali è che vanno oltre un po' alla cooperazione territoriale, nel senso che partono con il sostegno forte della cooperazione territoriale, ma poi vanno oltre, perché hanno un valore politico che è quello, è politico perché le strategie macroregionali vengono approvate a livello del Consiglio dell'Unione Europea, quindi dai 27 paesi membri, anche a livello dei capi di Stato. È strategico perché si decide di lavorare insieme e di cooperare tra diversi paesi per avere un impatto maggiore sul territorio.
utilizzando al meglio gli strumenti che sono già a disposizione dei paesi, in particolare in termini di fondi. Quindi esiste una platea di fondi enormi che l'Unione Europea offre, ma molto spesso vengono utilizzati in maniera non coordinata. Quindi il coordinamento, insomma, in teoria dovrebbe, e anche in pratica, dovrebbe creare un maggior impatto sui territori. L'idea è quella di sfruttare le economie di scala attraverso meccanismi, utilizzando anche l'obiettivo più importante che abbiamo è quello di utilizzare soprattutto e non soltanto i piccoli programmi di cooperazione territoriale, ma anche i programmi operativi regionali. Quindi quando si parla di politica di coesione, la grande maggioranza, il 97% dei fondi di cui parlavo prima, sono gestiti dalle regioni e dai paesi. E quindi noi vorremmo utilizzare una parte di quelli anche per attivare azioni macroregionali, e questo creerebbe un grande vantaggio collettivo. Molto spesso quando si parla di politica di coesione si pensa ad azioni mirate, molto importanti e necessarie, ma mirate in aree molto limitate, in un comune, in una provincia, eccetera. L'idea è che ogni piccola attività può avere comunque un impatto più grande se fatta attraverso una cooperazione. L'ultima parte della domanda alla quale forse non ho risposto è come e quanto investiamo nelle questioni ambientali, nella politica di coesione e anche negli strumenti di preadesione. Innanzitutto per quanto riguarda i programmi Interreg, i programmi di cooperazione territoriale, quelli che mettono insieme diversi paesi, membri o non membri, è sempre stato da sempre uno degli obiettivi fondamentali. Penso che quasi tutti i programmi investano nella protezione ambientale. Nella nuova programmazione per la politica di coesione abbiamo un obiettivo, il target di investire almeno il 30% del budget totale per azioni che sono finalizzate a mitigare il cambiamento climatico o ad adattarsi ad esso. E inoltre il 7-10% del budget verrà utilizzato invece per azioni a favore della biodiversità, quindi migliorare la biodiversità, che è comunque un aspetto importante anche per mitigare il cambiamento climatico. Lo stesso vale per i programmi di preadesione, quindi ci sono dei budget, dei target di spesa in particolare per mitigare il cambiamento climatico. Quindi se pensiamo al budget totale della politica di coesione, un 30% sulle azioni del cambiamento climatico è un grande investimento, insomma, oltre 100 miliardi di euro che vengono investiti a questo scopo a livello orizzontale, quindi nei vari settori. Ti volevo fare una domanda per quanto riguarda la strategia EUSER. Ti volevo chiedere, nell'andare a finanziare questi programmi, si va a applicare i criteri del Green Deal anche alle regioni che non fanno ancora parte dell'Unione Europea? Allora, per i paesi in via di adesione e i paesi candidati o potenzialmente candidati, diciamo il Green Deal non è applicabile automaticamente, ma naturalmente, come sapete, insomma, tutti questi paesi cercano in qualche modo di allinearsi alle politiche europee. Quindi il Green Deal è stato in qualche modo tradotto in quella che si chiama la Green Agenda per i Balcani occidentali, che direi che corrisponde quasi nella totalità agli obiettivi del Green Deal. Tra l'altro, nella speranza che il processo di adesione di questi paesi avvenga il più presto possibile, i target del Green Deal, avere un'Europa carbon free, sono fissati al 2050, quindi
si spera che nel 2050 tutti i paesi dei Balcani occidentali saranno parte dell'Unione Europea e quindi insomma saranno obbligati a raggiungere quegli obiettivi allo stesso modo dei paesi membri. E quindi, però anche quando lavoriamo in particolare con nella cooperazione territoriale, in molti dei programmi ci sono paesi dei Balcani occidentali, si lavora insieme allo stesso modo su progetti dedicati alla protezione ambientale, quindi non si fa nessuna differenza e l'obiettivo, gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono pienamente allineati a quelli del Green Deal. Grazie mille Giuseppe. È interessante notare che appunto si vada a cercare una convergenza che non sia soltanto di obiettivi di crescita economica, però anche di standard, almeno per quanto riguarda la parte della transizione ecologica, di standard ambientali per arrivare anche a una convergenza di diciamo qualitativa e non soltanto quantitativa. Io adesso passerei la parola a Barbara Di Piazza, che è coordinatrice del segretariato tecnico del programma Adrion. Buonasera Barbara. Buonasera a te Fiorella e un buon pomeriggio a tutti e grazie per il cortese invito, grazie molte. Barbara, io ti chiederei di farci un'introduzione sul programma Adrion, su come lavorate e che tipo di progetti vengono finanziati. Sì, allora se volete io ho preparato qualche slide, così vi faccio un po' vedere anche un po' visivamente ecco quello che noi facciamo. Se mi date un attimo condivido lo schermo. Prego. Allora, questa qua. Aspettate. Ovviamente sono. La vedete? Sì, perfetto. Perfetto, grazie, grazie molte. Allora, io continuo idealmente la presentazione di Giuseppe. Vi dico quindi noi, il nostro programma, come opera, perché noi siamo uno delle braccia operative, diciamo così, della Commissione. Quindi tecnicamente, operativamente sul territorio. Come vengono tradotte gli obiettivi della Commissione che ci ha detto Giuseppe poc'anzi. Quindi, come vedete in questa cartina, ho riproposto i programmi di cooperazione transnazionale in particolar modo. Giuseppe ha parlato prima della cooperazione territoriale europea, la cooperazione lui ha citato le autorità locali, paesi, regioni più grandi. Noi facciamo parte, noi siamo uno dei 15 programmi, almeno questo nella programmazione 2014-20, di cooperazione transnazionale. E i programmi di cooperazione transnazionale, come vedete in questa immagine, noi siamo gli arancioni, questi con la freccia, qua con la freccia rossa, noi siamo un programma di cooperazione transnazionale che riguarda la cooperazione di questa particolare area geografica. Quindi il focus viene fatto su un'area geografica, che è quella che ha indicato Giuseppe prima, e quindi coinvolgiamo territori nella loro territori nazionali ad eccezione dell'Italia nella loro interezza. E in particolar modo per quanto riguarda la programmazione che si sta per chiudere, il nostro programma è caratterizzato da quattro paesi balcanici, da quattro paesi dell'Unione Europea. I paesi sono per la parte europea l'Italia, la Slovenia, la Croazia e la Grecia. Per quanto riguarda invece la parte balcanica, l'Albania, la Bosnia, la Serbia e il Montenegro. È da questo punto di vista un programma unico anche nella sua gestione, perché abbiamo un equo peso e partecipazione sia dei paesi comunitari che non. E abbiamo, per ragioni geografiche anche di mera casualità, abbiamo all'interno di quest'area i padri, uno dei padri fondatori dell'Unione, l'Italia, abbiamo l'ultimo paese che è entrato nell'Unione Europea, che è la Croazia, poi abbiamo questi quattro paesi balcanici che invece aspirano
ad entrare nell'Unione. 8 paesi coinvolti, abbiamo un budget comunitario di 99 milioni di euro per un totale di 118 con un tasso di cofinanziamento comunitario dell'85%. Nella programmazione che si va a chiudere, e questa è una delle caratteristiche dei programmi di cooperazione territoriale, la gestione dei progetti, dei programmi, chiedo scuse, conseguentemente anche dei progetti, non è gestita presso gli uffici di Bruxelles, ma vengono gestiti da enti principalmente regionali o nazionali sul territorio dove il programma opera. Quindi, nella fattispecie, in questa programmazione, la sede del programma era Bologna, quindi invece di avere questi programmi, invece di essere gestiti da delle agenzie a Bruxelles, vengono gestiti dall'amministrazione regionale dell'Emilia-Romagna, e ovviamente ha un sistema di governance molto complesso che poi dopo, magari se abbiamo tempo un attimo, un po' vi racconto. Noi che cosa facciamo? Gestiamo le risorse comunitarie e nazionali e finanziamo i progetti, quelli che ha detto Giuseppe poc'anzi. Quindi, per quanto riguarda la programmazione che si va a chiudere, abbiamo finanziato progetti che riguardano l'innovazione, la valorizzazione dell'eredità naturale e culturale, la protezione ambientale, i trasporti e anche il sostegno alla governance di una di queste macro regioni, appunto di EUSAE. Noi tecnicamente che cosa facciamo? Noi come segretariato tecnico elaboriamo i bandi che vengono pubblicizzati, valutiamo le proposte progettuali che vengono ricevute, queste proposte progettuali vengono poi presentate al nostro consiglio di amministrazione, che in realtà si chiama comitato di sorveglianza, dove siedono i rappresentanti dei paesi che vi ho elencato prima, decidono quali progetti finanziare, quali no, sulla base della valutazione tecnica, e poi dopo noi monitoriamo il loro avanzamento, la loro implementazione. Non da ultimo promuoviamo non solo il programma in quanto tale, quindi come diceva Giuseppe prima ci sono molti fondi cui si può attingere per sviluppare attività, quindi noi non solo promuoviamo l'esistenza, diciamo ci siamo anche noi in questo parterre di fondi, ma promuoviamo anche nel nostro sito, dopo poi vi do il link se siete interessati, anche i risultati che hanno raggiunto i progetti. Che cosa abbiamo finanziato? Eccoci qua. Quindi in questa programmazione noi abbiamo finanziato 82 progetti. Come vedete, tu Fiorella chiedevi prima quanti progetti nell'ambito ambientale, che sono qua nella nostra figura, i nostri progetti verdi, in verde, e come vedete qua abbiamo progetti che si occupano della protezione ambientale, si occupano della tutela della conservazione naturale, la mitigazione dell'inquinamento marino, la gestione dei rischi causati sia dall'uomo che naturali, l'economia circolare, ma anche ci occupiamo nel settore, diciamo così, della valorizzazione culturale dell'eredità naturale e culturale, chiedo scusa, anche di turismo sostenibile e della promozione dell'eredità naturale e culturale dell'area, per esempio la digitalizzazione museale, giusto per dare un'idea. E quindi attraverso questi progetti, quindi con un approccio dal basso, noi cerchiamo di contribuire agli obiettivi che la Commissione richiede, quindi un supporto alla coesione, un supporto all'allargamento, perché nei nostri progetti i partner che sono ubicati nell'area geografica che vi ho detto prima lavorano tutti assieme per un obiettivo comune e rispettano gli stessi obiettivi e le stesse regole, nonché anche un supporto alle tematiche della macro regione che ha indicato come principali priorità. Ecco qua vi dico velocemente anche quello che noi abbiamo fatto, abbiamo tutte le attività, magari dopo più avanti se c'è tempo vi racconto, insomma siamo su Twitter, su LinkedIn, abbiamo il sito web, facciamo eventi, insomma la comunicazione è parte integrante della nostra attività. Quello che
Come vengono gestiti i programmi di cooperazione territoriale europea e nella fattispecie un programma come il nostro di cooperazione territoriale di tipo transnazionale? Noi dobbiamo obbedire a un regolamento specifico, che è il regolamento nella programmazione nuova, si chiama il regolamento Interreg, e la gestione, visto che noi non siamo, questo qua semplifico molto, non siamo ubicati presso gli uffici di Bruxelles, quindi noi non siamo parte della Commissione europea, la Commissione che delega determinate funzioni e obblighi vuole ovviamente avere particolare conforto e certezza che certe attività vengano sviluppate e vengano implementate a regola d'arte. Quindi il sistema di gestione concorrente dei fondi richiede la messa a punto di specifici controlli per quanto riguarda i protocolli di gestione e verifica. Veniamo anche noi ovviamente sottoposti a controlli da parte di soggetti terzi, eccetera. Però quello che a me premeva anche dare un segnale al di là e oltre ai contenuti squisitamente tecnici, contenutistici dei progetti, che poi magari se siete interessati ve ne racconto uno, ve ne presento uno, e alla complessità burocratica amministrativa, ci sono anche degli aspetti creativi nel nostro lavoro che secondo me non vanno dimenticati, intanto perché il programma deve avere sempre un certo appeal, deve essere sempre un programma che deve incontrare gli interessi dei potenziali beneficiari. Quindi nel nostro segretariato le attività che noi svolgiamo non sono ripetitive e dobbiamo anche mettere, nei limiti di quello che si può fare, delle nostre capacità, anche un po' di creatività per far sì che la collaborazione, la cooperazione, ma anche il futuro di questi progetti venga in un qualche modo garantito. Cioè cerchiamo di continuare a dare gambe a questi progetti che vengono finanziati e a costruire e a incoraggiare i partner dei progetti a mantenere delle relazioni solide, e stabili nel tempo, affinché la cooperazione possa andare avanti anche al di là della chiusura fisiologica del progetto stesso. Giuseppe prima parlava della programmazione nuova, e posso andare avanti, Fiorella? Assolutamente, io sono anche molto curiosa poi di sapere, appunto entrando nel vivo del progetto di cui ci parlerai, appunto come si svolgono le varie fasi di valutazione per arrivare alla realizzazione finale del progetto. Quindi quali sono le varie tappe prima di arrivare al finanziamento? Sì, dopo poi vi faccio vedere. Allora io velocemente vi dico come sarà il nostro programma nella programmazione nuova 2021 e 27. Intanto, come Giuseppe ha detto prima, il nostro programma si allarga, quindi non saremo più 8 paesi, ma saremo 10, e quindi abbiamo come new entry un altro paese balcanico, che è la Macedonia del Nord. Abbiamo anche la Repubblica di San Marino, quindi noi continuiamo, praticamente copriamo idealmente tutta la costa adriatica per parte occidentale, e il nostro budget aumenta un po', di poco meno del 40%, quindi abbiamo un budget più grande, e ovviamente già per lo stesso, se date un'occhiata alla cartina e poi anche ai paesi che abbiamo coinvolti, vedete che il focus sull'allargamento è, va da sé che è lì, cioè è uno degli elementi principali, e per questo motivo principalmente che è anche il nome del nostro programma cambierà. Quindi non sarà più programma Adriatico Marionio, ma sarà IPA Adriatico Marionio, perché ovviamente per dare ancora di più l'accento alla sua vocazione, diciamo così, orientata all'allargamento. Magari Giuseppe, poi magari non so se mi vuoi correggere oppure integrare a tale riguardo, lo puoi fare senz'altro. E anche per quanto riguarda le tematiche che noi andremo a finanziare, sono un po' la... Ho sbagliato, scusate, mi è scappata la...
slide, e sono un po' la continuazione ideale di quello che noi finanziamo in abbiamo finanziato in questa programmazione. È il nostro documento di programmazione sarà rispetto al passato più dettagliato e speriamo con questo di fornire più input e, diciamo così, anche spunti di riflessione su quello che si può fare, su quello che la cooperazione transnazionale può fare. Quindi nell'ambito dell'innovazione noi speriamo di ricevere buoni progetti che riguardano l'economia blu, le Smart Specialization Strategies, l'innovazione verde, l'industria 4.0, ci sarà un forte focus sull'ambiente. Per quanto riguarda i cambiamenti, ci occuperemo di progetti che vorranno ridurre o contribuiranno a minimizzare l'impatto sui cambiamenti climatici, progetti che saranno volti alla resilienza ai rischi naturali o anche causati dall'uomo. Ci focalizzeremo anche sull'economia circolare, la biodiversità, turismo sostenibile, lotta all'inquinamento e anche la mobilità urbana sostenibile, perché tutti questi temi rientrano un po' nel grande tema ambientale, nonché continueremo anche a sostenere le tematiche dei trasporti, in particolar modo per quanto riguarda i cosiddetti porti verdi, cioè i porti a basso impatto ambientale, la multimodalità nell'area, ovviamente proprio anche per la stessa conformazione geografica dell'area di per sé, e poi il programma transnazionale fornisce anche un supporto alla governance per il funzionamento della macroregione EUSAER. Vi faccio vedere velocemente, giusto a titolo di esempio, un progetto che abbiamo finanziato, che ormai si è concluso, e così potete vedere un po' com'è il progetto. È un progetto che riguarda l'ambiente e vi faccio vedere un po' quello che c'è, quello che abbiamo finanziato. Questo è un progetto che si chiama iStorms ed è un progetto che appunto è l'acronimo di Integrated Sea Storm Management Strategies. E questo progetto ha parte dall'idea di una necessità che era condivisa nell'area del programma. E l'area del programma la potete vedere qui a sinistra perché vedete i partner del progetto e come vedete ci sono dei partner italiani, albanesi, croati, sloveni e anche partner greci. Che cosa vuole fare questo progetto? Intanto sono tutti partner che sono di area costiera, geograficamente nell'area costiera, e questi partner sentivano la necessità di condividere informazioni o piani operativi per affrontare le maree, le intense mareggiate con i conseguenti allagamenti nelle aree costiere che sono principalmente legati ai cambiamenti climatici, e questo anche al fine di proteggere ovviamente la vita delle persone ma anche i siti culturali e produttivi. L'obiettivo quindi di questo progetto era quello di condividere le conoscenze, i dati e le previsioni climatiche attraverso dei database comuni, ma anche di mettere a punto delle attività che erano simili e condivise in tutti questi paesi per far fronte, da un lato per prevedere e quindi per allertare la cittadinanza in caso di maree molto violente e con acqua alta molto forti, quindi di fornire sistemi di allerta, ma anche l'allerta non solo attraverso strumenti tecnologici o tecnici, ma anche strumenti che riguardano proprio la tutela del territorio. Che cosa ha fatto questo progetto? Questo progetto ha coinvolto intanto tantissimi soggetti che riguardano non solo, come potete vedere qui a sinistra, degli enti amministrativi, quindi delle istituzioni locali, ma anche delle istituzioni con conoscenze tecniche, conoscenze specifiche e anche e non solo la protezione civile.
sono stati messi a punto dei sistemi che sono specifici per i tecnici, come linee guida, delle strategie su come fare in caso di acqua alta, forte mareggiata, eccetera, ma anche un sistema, una app scaricabile per esempio da telefonino, che informa i cittadini in caso di, e fornisce allerta in caso di acqua alta, e anche dà delle previsioni circa l'intensità del fenomeno. E poi anche sono state fatte delle esercitazioni comuni, uguali in tutta l'area, su come fare in caso di in caso appunto di fenomeni di questo tipo. E quindi questo è un progetto che riguarda tutte le comunità di queste aree, ovviamente i pubblici cittadini, i decisori, gli amministratori, i tecnici, e stanno appunto continuando, anche se il progetto è finito, a portare avanti questa queste attività. Quindi qua un po' vedete come è stato strutturato il progetto, e quindi come un progetto deve essere costruito, perché già raccontando un po' il progetto vi diciamo chi noi cerchiamo, chi sono i soggetti veramente che possono presentare un progetto e perché. Intanto bisogna avere un'idea chiara sulla necessità, su cosa deve essere fatto, perché è importante la cooperazione transnazionale e non un altro tipo di cooperazione, quindi coinvolge tanti paesi delle aree molto vaste, come avete visto prima. Che tipo di partenariato viene coinvolto? Avete visto che era un partenariato molto vario, perché ci sono i decisori, gli amministratori, i tecnici, i volontari, la protezione civile. E poi l'idea, quest'idea generale, poi come viene traslata in un piano operativo. E quindi un progetto che deve avere le sue attività, un piano di attività, che deve avere un calendario ben preciso, realistico, le attività devono essere fatte da tutti i partner, e ciascun partner ha il suo ruolo, le sue funzioni. E la cosa importante dei progetti di cooperazione territoriale è che sono caratterizzati, ed è proprio questo l'esempio fondante della cooperazione, è che non è che i soggetti, questi partner, si mettono assieme e poi ognuno a casa sua fa la sua parte e nessuno di loro si incontra mai. Ci sono dei partner che lavorano, che sviluppano determinate attività per conto di tutti gli altri progetti, di tutti gli altri, chiedo scusa, gli altri partner. Quindi la cooperazione riguarda proprio questo. Quindi c'è il tecnico che è ubicato nel paese X, che fa delle indagini scientifiche per conto di tutti i partner. Ci sono dei partner che si occupano di promuovere queste attività, che lo fanno a nome e per conto di tutti. E ovviamente ultimo ma non ultimo è il budget, quindi come queste attività vengono poi identificate e presentate attraverso un budget realistico, come questo budget corrisponde alle attività, quindi attività importanti corrispondono ad un budget importante, come il ruolo dei partner viene, si rapporta poi al loro anche ruolo finanziario, il rispetto delle attività e come questo budget è realistico rispetto alle attività svolte. Ecco, questo un po' per dirvi che il progetto di prima che vi ho fatto vedere un po' rispondeva a questi, adesso ho semplificato molto, a questi requisiti, però se questi requisiti ci sono, e quindi ci sono soggetti che hanno determinati fabbisogni, sanno come poter contribuire dal basso per trovare delle soluzioni, ecco che il programma Adrion può essere una buona fonte di finanziamento per poterli supportare. Ecco, io spero di aver un po' raccontato velocemente, molto velocemente, quello che noi facciamo. Grazie mille, Barbara. Questo è il nostro sito. Ok, perfetto. Grazie ancora. Potrei avere una domanda per te più tardi riguardo appunto i vari paesi che appunto, essendo dei progetti transnazionali, devono partecipare diversi paesi per poter essere approvato. Potrei avere una domanda su questo, ma abbiamo poco tempo, vediamo se ce l'ho se ho tempo per partire alla fine del webinar. Passo nel frattempo la parola a Marco Ranocchiari, che è un collaboratore di Osservatorio Balcani. Ciao Marco.
Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora Marco, tu ti sei occupato, hai scritto di progetti ambientali nell'ambito appunto della cooperazione territoriale adriatico-ionica. Ti sei occupato in particolare di questo progetto Crosswater e ti vorrei chiedere di presentarci questo progetto e che tipo di conclusioni hai tratto da questo tipo di cooperazione che riguarda appunto la cooperazione per quanto riguarda la gestione di sistemi idrici. Esatto. Allora, il progetto che ho seguito più che altro è un progetto che ha un ambito un po' più ristretto rispetto a quelli indicati finora, nel senso che coinvolge soltanto quattro territori, cioè due regioni italiane, la Puglia e il Molise, e due paesi balcanici che sono l'Albania e il Montenegro. Per quanto riguarda il tema, diciamo, essendo l'acqua un argomento molto importante e anche che in realtà difficilmente può essere affrontato se non in un ambito che preveda in qualche tipo di cooperazione, ecco, sicuramente veniva fatto in passato, ma è sempre più necessario, quindi sia a livello ormai globale, chiaramente l'acqua sta diventando uno dei temi cruciali su cui si gioca in tanti aspetti delle politiche anche europee per il futuro, per quanto riguarda l'ambiente. Quindi diciamo che mi sembra un esempio in realtà molto efficace di quanto possa essere importante la cooperazione territoriale in questo ambiente. Parlando delle due sponde dell'Adriatico, si sono scontrate o incontrate, ecco, delle realtà che sono molto diverse tra di loro, però hanno anche molti fattori in comune, quindi anche questo l'ho trovato molto interessante. Allora, andando un po' più nello specifico, avevamo un progetto che aveva un budget di 5 milioni e mezzo di euro, quindi sicuramente non è una cifra sufficiente a risolvere molti dei problemi che ci sono in molti di questi territori, però è stato sufficiente ad avere un'idea almeno delle possibili, di fare un quadro della situazione e di tracciare una possibile strada per risolverle in una maniera che però poi bisognerà, diciamo, non è ancora definitivo, nel senso che è servito ad avere un punto di, potrebbe essere considerato come un punto di partenza. Faccio un breve riassunto di quello che è questo progetto. È un progetto che non è ancora concluso, finirà alla fine del 2022, è stato ritardato a causa del Covid, però siamo ormai più vicini alla fine che all'inizio, quindi è possibile già trarre un bilancio di quello che è stato. Il territorio che coordinava il progetto era la Regione Puglia, diciamo che si trova in una situazione un po' diversa rispetto agli altri territori coinvolti. La Regione Puglia è appunto il coordinatore del progetto ed è parte di una... la Regione Puglia contiene al suo interno uno degli acquedotti più grandi d'Europa ed è una delle infrastrutture più, anche a livello europeo, una grande opera ingegneristica per quanto riguarda la distribuzione dell'acqua in tutto il territorio e quindi presenta anche una condizione di un po' di vantaggio rispetto agli altri territori. D'altro canto però è anche una regione che è estremamente assetata di acqua, è molto densamente popolata, dove quindi la gestione dell'acqua è più critica e più fondamentale. Quindi diciamo che il criterio potrebbe essere che la Puglia ha il know-how per poter, diciamo così, indicare la strada in un certo senso ai suoi territori vicini, confinanti come il Molise o dall'altro lato del mare. Viceversa, i paesi balcanici si trovano in una situazione dove sono molto ricchi di acqua, però per ragioni che sono molto varie hanno in generale una gestione molto più frammentata e difficile, è piena di problematiche, soprattutto per quanto riguarda adesso la necessità che è imposta, o meglio raccomandata dalle direttive europee e
e dalle legislazioni nazionali come quella italiana è quella di avere un approccio integrato alla gestione dell'acqua, quindi che vada non tanto e non soltanto trattata come un problema ingegneristico, ma un approccio che preveda tutto il ciclo dell'acqua, diciamo da quando entra nell'infrastruttura a quando ne esce, e in realtà anche più ampio, nel senso che bisogna considerare anche l'ambiente in cui l'acqua, da cui l'acqua viene presa e in cui poi viene rilasciata. Quindi un approccio che è molto difficile da attuare attualmente. In realtà ogni territorio, non solo tra quelli coinvolti, ma in generale, sono ancora, diciamo, hanno ancora ognuno, chi più chi meno, ha una certa strada da fare per avere una gestione che sia veramente integrata. Quindi tutto lo scopo del progetto fondamentalmente si basava nel vedere quali erano le criticità e i punti di forza dei vari territori, ognuno aveva il suo. La Puglia appunto aveva un'infrastruttura molto imponente, ma che è anche vecchia e quindi presenta ad esempio delle perdite molto rilevanti e anche una difficoltà a modernizzare anche dal punto di vista della gestione, del conteggio, dei contatori e così via. Altri territori invece hanno una grande disponibilità di acqua, come quelli balcanici, ma anche il Molise, però hanno altre difficoltà. Quelle che sono state individuate sono, provo a elencarle rapidamente, sono: una è la frammentazione dei servizi, quindi in molti territori la situazione attuale è che quasi ogni comune o entità solo poco più grandi gestiscono ognuna la sua rete, hanno la sua azienda municipalizzata che gestisce l'acqua, e quindi questo per esempio impedisce le economie di scala di cui si parlava prima, quindi tutti i risparmi che sarebbero permessi da una gestione più ampia. Ma questo non va solo nell'economia, ma va anche dal punto di vista ambientale, nella prospettiva del risparmio idrico. Senza una coordinazione si rischiano degli sprechi e delle gestioni, diciamo, non efficienti in generale. Questo è vero soprattutto per il Montenegro e per l'Albania in questo caso, anche se questi paesi stanno, indipendentemente da questo progetto, ma con un certo una strada che è ancora lunga da percorrere, stanno cercando di raggruppare e di diminuire il numero degli enti che sono gestori. Un altro dei problemi che sono comuni a tutti i territori è l'altissima percentuale di acqua che non è fatturata, quindi che viene dispersa o fisicamente, nel senso per via delle perdite fisiche nelle infrastrutture, che sono generalmente piuttosto vecchie, dipende dai paesi, ma quasi sempre così. Forse l'Albania di nuovo è il paese con una situazione ancora peggiore, ma anche il lato italiano sicuramente non su questo deve lavorare. Ma anche l'acqua non fatturata riguarda quella che non viene pagata, o perché non viene fisicamente pagata, o perché viene conteggiata male da sistemi magari che non sono all'avanguardia o non più ben funzionanti, o perché ci sono allacci abusivi. In ogni caso, la parte preponderante è quella proprio delle perdite fisiche lungo la rete. Un'altra delle questioni che sono un po' comuni a tutti i territori sono la lunga strada che c'è da fare, non nell'acqua da bere, che generalmente quando si pensa alle reti idriche si pensa a quella che arriva, ma non si pensa molto all'acqua che invece se ne va, quindi alle acque reflue, e agli altri utilizzi dell'acqua, diciamo, meno nobili, quindi anche l'irrigazione e così via. Generalmente si ha una poca attenzione ad avere, ad esempio, gli impianti di depurazione, il riutilizzo delle acque, dei fanghi che vengono prodotti dalle depurazioni e così via. Questo è un problema che viene condiviso fra tutti i territori, di nuovo chi più chi meno. I paesi balcanici sono ancora un po' all'inizio di questo, si potrebbero vedere volendo qualche dato per avere un'idea, però diciamo molto brevemente si può dire che in Italia, comunque, in ogni territorio, buona parte dell'acqua viene comunque trattata, anche se non con livelli che sono considerati sufficienti. Nei paesi balcanici molto meno, soprattutto l'Albania. Questo è un problema che si può ripercuotere anche non solo nell'ambiente, ma nella sanità. I casi di contaminazione, ad esempio, dell'acqua che normalmente si beve
sono abbastanza frequenti. Quindi il lavoro da questo punto di vista è ancora, secondo quanto emerge da questo progetto, è ancora grande. E soprattutto uno degli ostacoli che sono stati individuati da questo quadro generale che è stato tracciato in questi anni di progetto è che c'è una scarsità di consapevolezza da parte della popolazione e spesso anche degli amministratori o dei gestori, ma soprattutto è una qualcosa che viene che non riesce a sfondare, diciamo, il limite degli addetti ai lavori. Ad esempio, non soltanto sull'importanza banalmente della bolletta che viene pagata, nel senso si è visto che la maggior parte di tutti i territori, dei cittadini, sembrano consapevoli in astratto dell'importanza dell'acqua e del risparmio idrico, ma non sono, ognuno di loro pensa di pagare troppo, però sarebbe allo stesso tempo disposto a pagare di più se il servizio fosse più efficiente. Quindi le conclusioni a cui sono giunti è che c'è una mancanza di trasparenza e di comunicazione. Infatti il progetto è arrivato alle conclusioni che si deve puntare molto sulla comunicazione dell'importanza dell'acqua e della gestione per arrivare a una maggiore trasparenza di come funziona il servizio dall'inizio alla fine. E su questo appunto ancora c'è molto da lavorare ed è uno dei fattori che sono in comune tra tutti i territori, quindi evidentemente si può trarre una conclusione in comune. In generale il progetto, oltre a fare un quadro complessivo, che appunto ripeto, magari dopo se c'è tempo si può vedere nei dettagli, ma sono tantissime le situazioni possibili, ha provato a stabilire dei progetti pilota che nei territori italiani riguardavano più la gestione in senso complessivo di tutto il problema idrico e le infrastrutture. Nell'Albania e nel Montenegro invece si trattava di progetti specifici su alcune situazioni. Ad esempio in Albania è stata portata l'acqua, l'allacciamento alla rete idrica in un sobborgo di Tirana dove fino a poco prima quindi non c'era ancora l'allacciamento, mentre in Montenegro si è cercato di risolvere i problemi di gestione e diciamo identificare una strada corretta per gestire una sorgente. Oltre ai progetti pilota e al quadro generale, si è cercati di fare un piano integrato transfrontaliero di come si dovrebbero essere gestite le acque, almeno in prospettiva, con l'intento poi di tracciare un documento politico che poi deve essere però sottoposto alle decisioni dei politici. Quel che si può vedere fino adesso è che le soluzioni indicate sono, come ho già indicato prima, una maggiore comunicazione, cercare di investire sulla trasparenza delle varie società e cercare di raggrupparle in modo da permettere i risparmi idrici che sarebbero necessari a un'efficienza maggiore, quindi innescando un circolo virtuoso, scusate, che potrebbe portare a innovare il servizio. Diciamo che senza ognuno di questi passi è difficile uscire da questo circuito, perché appunto la perenne scarsità di fondi fa sì che poi i servizi non migliorino e quindi non possa migliorare la fiducia. In tutto questo l'importanza della cooperazione sta nell'avere un'idea che i problemi sono comuni, almeno in buona parte, qualcuno sa fare meglio in alcuni campi, qualcuno sa fare meglio in altri, che c'è una necessità di condividere i saperi e di restare spesso in contatto. Quindi viene promossa e incentivata la comunicazione fra gli addetti ai lavori di tutti i territori coinvolti e dei continui aggiornamenti. Va anche detto, magari ecco giusto per concludere, che dal punto di vista pratico, chiaramente le acque, essendo due territori separati da un mare, quindi le acque non sono, almeno tra la parte italiana e quella balcanica, chiaramente non possono essere fisicamente gestite in una maniera coordinata perché sono separate, però è comune la destinazione che è l'Adriatico. Quindi questo sia da un punto di vista, diciamo, simbolico, che è un po' il filo anche conduttore, quindi l'Adriatico che unisce i territori, è importante, ma anche dal punto di vista pratico, perché le acque che poi in percentuale, per esempio,
variabile, ma finiscono nelle acque, sono quelle che poi si trovano a condividere tutti i territori. Quindi diciamo che è anche una necessità pratica, se non altro se si pensa ad esempio all'importanza delle questioni ambientali, anche del turismo che in quelle regioni è molto sviluppato, soprattutto in area costiera, ad esempio. Ecco, certo. Più o meno, non so se sono andato oltre con i tempi, in caso fatemi sapere o se avete domande, ditemi pure. Allora, è stato molto interessante, Marco, ti ringrazio tantissimo. Tra l'altro vorrei dire che il tuo documento si trova sul sito di Osservatorio Balcani Caucaso, quindi per chi fosse interessato può trovarlo lì. È molto interessante anche quello che hai detto, che nel senso che, per quanto ho capito, diciamo che questo lavoro è arrivato alle, più che altro alle conclusioni di dove bisogna andare per avere una gestione dell'acqua più efficiente, e questo comporta anche, ci sono dei problemi politici, perché come tu hai detto, cioè, soprattutto nell'area balcanica, il fatto che la gestione sia frammentata, per mettersi insieme ci deve essere anche una volontà politica. Stando su questo tema, io andrei all'intervento finale, che è quello di Erblin Berisha, architetto pianificatore territoriale postdoc del Politecnico di Torino. Eccoci, buonasera, grazie a tutti. Allora, abbiamo un po' sforato con i tempi, ma penso che ci possiamo prendere almeno un 5 minuti dopo le 6 per concludere, quindi non c'è bisogno di finire alle 6 spaccate. Allora, io vorrei discutere con te di qual è, secondo i tuoi studi, la recezione di questi programmi nell'area balcanica. In questo momento siamo stati molto su, abbiamo parlato con la Commissione Europea, abbiamo parlato con Barbara del progetto Adrion, ma dal tuo punto di vista che tipo di recezione c'è di questi programmi invece dall'altra parte dell'Adriatico? Come dicevo, grazie per l'invito. La domanda è molto complessa, in quanto sono 6 paesi molto diversi l'uno dall'altro, sebbene abbiano delle storie comuni in qualche senso, in qualche maniera. Per capire il mio intervento, dico solo di cosa ci occupiamo al Politecnico di Torino. Noi facciamo delle analisi comparate di sistemi di governo del territorio e pianificazione territoriale, quindi abbiamo tra i paesi europei anche quello dei Balcani, quindi ci stiamo muovendo in questo senso. Ovviamente qualsiasi tipo di politica che viene applicata nella gestione del territorio e quindi nell'attuazione di nuove direttive ha a che fare ovviamente col processo di integrazione e di allargamento e di integrazione, quindi il recepimento di tutte le normative e vari appunto meccanismi di l'azione in italiano non viene, comunque di recepimento nei sistemi nazionali. Come vengono condotte appunto questo avvicinamento all'Unione Europea? Ovviamente in maniera asimmetrica, come si può immaginare, appunto sin dagli anni 2000 il sogno dell'integrazione verso l'Unione Europea, diciamo così, ha portato un avvicinamento sempre progressivo, sempre più, diciamo così, convergente, ma ancora non definito. È come avvicinarsi tanto vicino a un tavolo, ma mai raggiungerlo, perché non ci sono le condizioni per potersi mettere a sedere, quindi, diciamo così, a confrontarsi, usiamo la parola, alla pari, in un contesto appunto più ampio che è quello dell'Unione Europea. E quindi, come dicevo, la programmazione europea e soprattutto quella della cooperazione territoriale viene fatta dai singoli paesi con le proprie capacità che spesso, diciamo così, non sono sufficienti per poter garantire un'efficace ed efficiente traduzione di questi programmi sul territorio, sebbene negli ultimi anni questo interesse sempre maggiore verso la cooperazione territoriale è evidente sia nella pratica sia nella programmazione territoriale di ogni singolo paese, quindi che ne determina, diciamo così, la volontà politica.
sempre più spesso, ricordiamoci, nei Balcani fino agli anni 90 la cooperazione non aveva senso di esistere, soprattutto nei primi anni degli anni 90, anzi forse per tutto il decennio degli anni 90, per ragioni storiche e culturali, no, per etniche che conosciamo bene. Quindi cooperare per loro diventa una sfida che va oltre le sfide tecniche di una gestione di uno strumento o di un programma, quanto invece sono delle sfide diverse di carattere politico, come si diceva, di carattere comportamentale, attitudinale. Un recente studio della Commissione europea ha mostrato come ci siano circa 200 ostacoli di cooperazione cross border, quindi tra paesi nei Balcani. Questi ostacoli sono di diversa natura: economici, legislativi, che sono la cosa più banale, ma in realtà è la cosa più naturale. Ricordava Marco appunto la volontà di fare questo piano integrato transfrontaliero, è esattamente questo, per aiutare a superare quei meccanismi di magari di incoerenza anche normativa che alcuni paesi hanno con i loro vicini. Quello è evidente per natura, sono per ogni paese si costruisce le proprie norme, quindi è difficile individuare immediatamente le corrispettive norme, quindi le similitudini funzionali tra i vari paesi. Ma è interessante anche appunto che questi ostacoli che appunto la Commissione europea chiama non sono solo tra paesi europei e paesi dei Balcani occidentali, ma sono anche interno ai Balcani occidentali, e quindi la sfida è duplice, quindi è sia di allargamento, nel senso di avvicinamento all'Unione europea, ma anche di una gestione regionale della cooperazione che va appunto al di là di far parte dell'Unione, ma anche cooperare con i propri vicini. E questa attitudine di cooperativa, come dicevo, è sempre assume un maggiore interesse, no? Perché oltre al fatto che ha una convenienza economica, perché i programmi di cooperazione territoriale finanziano quindi queste azioni, hanno anche finalmente capito che cooperare è più semplice arrivare, diciamo così, agli obiettivi che si sono posti lungo il percorso di integrazione. Ovviamente non è facile, non è scontato per nulla in certi casi, e la cooperazione però è essenziale, lo hanno capito anche non solo a livello politico o tecnico, ma anche a livello della società civile. Io faccio parte di un network che si occupa di governance territoriale nei Balcani, e all'interno di questo network informale fanno parte moltissime altre realtà dei Balcani, ma anche fuori dai Balcani, e quindi è una sorta di think tank informale che aiuta a contribuire il discorso di integrazione, quindi la necessità anche di carattere territoriale che questi territori hanno, e che le USAIR potrebbe avere capacità, diciamo così, di prenderle proprie ed eventualmente supportarle facendo appunto un'azione di lobbying verso l'Unione Europea, quindi supportare anche questa volontà del terzo settore, chiamiamolo così, no? Quindi non politicamente coinvolto, ma capace di orientare delle esigenze locali effettive delle comunità, in questo caso di ricercatori, ovviamente, e quindi questo è il senso. La cosa interessante, ricordava Giuseppe all'inizio appunto l'idea appunto della convergenza, quindi i finanziamenti ingenti che l'Unione Europea ha avuto, che ha messo in campo sin dagli anni 90, ha ovviamente prodotto dei risultati. Tuttavia questi risultati, per ragioni operative, sono difficili da monitorare nella pratica. Io ho assistito, non partecipato all'ultimo forum sulla coesione sulla coesione europea, e oggettivamente analizzare e monitorare la capacità dei fondi strutturali di creare coesione è semplice perché ci sono i dati. In quei territori è impossibile, è impraticabile, perché mancano la materia prima per poter capire se le politiche europee sono effettivamente efficaci. E in quel caso ovviamente, per ragioni note, il discorso dei Balcani non venne minimamente citato, non per volontà politica, ma perché non ci sono i dati per dimostrare, no, questo percorso di convergenza e di coesione. E, ovviamente
e forse qui prendo un po' la tangente, ma penso che il periodo storico lo richieda, la carota e bastone, no? La logica di carota e bastone che è stata utilizzata finora con la Commissione Juncker, ma anche con la von der Leyen, probabilmente ora avrà meno possibilità di essere, diciamo così, attuata a pieno, per ragione che un punto si ricordava prima, il discorso dell'Ucraina, il discorso della potenziale spazio di nuova, diciamo così, confronto geopolitico che i Balcani possono offrire. Quindi diciamo che in questo momento la sfida dei Balcani e dell'Unione Europea stessa è quella di accelerare quanto prima per evitare di ritrovarsi, diciamo così, con la patata più bollente di quello che probabilmente già un pochino è in questo momento. E quindi è il momento forse dal 24 febbraio probabilmente di ripensare un attimo la strategia, sebbene appunto abbia prodotto dei risultati sul territorio visibili, ma politicamente poco spendibili perché non monitorabili. Io ho preso la tangente, scusatemi. Ma... Grazie Erblin. E, allora, su questa tangente però io devo chiedere a Giuseppe Di Paola se vuoi commentare a quest'ultimo intervento. Sei muto. Ecco, adesso dovrebbe funzionare. No, sono d'accordo con Erblin. Monitorare l'impatto sia della politica di coesione, probabilmente a livello più ampio, dicevi che hai partecipato al processo, insomma, hai seguito un po' il rapporto di coesione. È difficile capire, identificare se i miglioramenti, insomma, o lo sviluppo di alcuni paesi è dovuto effettivamente alla politica di coesione o ad altre attività. Quello che è certo è che i vantaggi della politica di coesione sono evidenti. Adesso sarebbe bello vedere alcune delle mappe che sono state prodotte nel rapporto di coesione, per capire come effettivamente i paesi dell'Europa dell'Est, penso soprattutto alla Polonia, alla Repubblica Ceca, anche alla Romania, eccetera, stanno avanzando un po' in questo processo di convergenza. Quindi questo non avviene tanto per l'Italia del Sud, insomma, un processo di convergenza un po' bloccato da parecchi anni, purtroppo. E, però voglio dire, insomma, i fondi di coesione funzionano. Poi, insomma, cercare di capire in modo esatto e preciso gli avanzamenti, se sono dovuti esattamente a quale azione sono esattamente dovuti, insomma, in alcuni casi può essere effettivamente complicato. Per quanto riguarda la strategia, sono d'accordo che si può fare in qualche modo portavoce delle politiche territoriali europee, perché è un tipo di cooperazione diversa, più, diciamo, difficile dire più leggera, ma insomma di più soft, insomma di diverso tipo rispetto a quelle alle politiche, alla politica di allargamento, dove abbiamo due attori fondamentali, l'Unione Europea o soprattutto la Commissione Europea e in maniera bilaterale soprattutto i paesi dei Balcani occidentali. Quindi da una parte l'Unione Europea mette delle condizioni, dall'altra parte i paesi dei Balcani occidentali devono cercare di adeguarsi. Quindi non è un rapporto esattamente paritario. La strategia invece si basa su un principio che è quello del rapporto paritario tra i paesi, certamente poi avere un impatto o riuscire a misurare l'impatto rimane difficile, però presenta dei vantaggi. Uno è che comunque è inserita nel quadro della politica di coesione, quindi è evidente il fatto che è di Giregio a gestirla. E questo è diverso perché diciamo, comincia a preparare in qualche modo questi paesi a quella che sarà poi la politica di coesione. Non solo lo fa la strategia, ma lo fanno anche i programmi di cooperazione territoriale, che sono basati sul principio di shared management, in inglese, di gestione condivisa. Quindi vuol dire che si dà una maggiore responsabilità ai paesi che gestiscono questi fondi. Per ora
sono gestiti comunque, Barbara insomma è un esempio, il segretario, comunque l'autorità di gestione si trova nei paesi, ancora nei paesi membri, ma comunque i paesi in via di adesione vi partecipano, quindi è un learning by doing, no? E quindi si cominciano a capire come funziona la politica di coesione, così saranno in qualche modo preparati quando entreranno nell'Unione Europea e avranno da gestire dei fondi che sono enormemente più importanti rispetto a quelli che ricevono adesso. Quindi sicuramente sono d'accordo che la strategia adriatico-ionica può essere, va migliorato sicuramente, adesso c'è un processo di revisione che comincia, ma può essere sicuramente uno strumento che aiuta i paesi in via di adesione a prepararsi meglio alla membership. Bene, abbiamo sforato di 10 minuti, chiedo scusa agli organizzatori, ma mi sembrava interessante avere questa ultima battuta. Allora, io vi ringrazio tutti, Giuseppe Di Paola dalla DG Regio, Barbara Di Piazza del programma Adrion, Marco Ranocchiari, ricercatore dell'Osservatorio Balcani Caucaso, e infine Erwin Berisha, postdoc del Politecnico di Torino. Grazie a tutti e vi ricordo che se siete interessati alla politica di coesione, il nostro progetto Work for Future monitora settimanalmente con dei focus pubblicati sia sul sito del Sole 24 Ore che sul sito dell'Osservatorio Balcani Caucaso. Io personalmente conduco un podcast che si chiama I Fondi Europei, che guarda gli aspetti più politici della politica di coesione. Vi ringrazio ancora e ci rivediamo al prossimo webinar. Buonasera. Grazie, a presto. Grazie, a presto. Buonasera.